Bella ragazzi, qui parla tutti oggi in questo mio nuovo video e in questa nuova serie stra epica. In cosa consiste questa serie? Ma prima che ve lo spieghi, lasciate subito un mi piace. Voglio vedervi tanto attivi per questa serie, ragazzi, che mi piace personalmente tantissimo e spero possa piacere anche a voi. Cosa consiste? Leggerò semplicemente i commenti più epici sotto i post dei VIP, delle gnocche o ad esempio tipo di Gianni Morandi o chi che sia. Saranno dei commenti veramente epici, quindi per questo video, ragazzi, superiamo i 400/500 mi piace. Io direi di passare subito con il primo commento. Il primo commento è sotto una foto di Emily Ratajkowski. Gli hanno scelto il cognome, la sua dinastia, chiudendosi gli occhi con le mani e prendendo le letterine a caso e unendole. Il primo commento ce lo invia Thomas Martarelli, un commento epico, un commento veramente straepico. Christian, volevo farmi un selfie, ma non capisco più quale sia il bastone. Cioè, dopo questa, ragazzi, io me ne vado. Il secondo commento epico di oggi ce lo invia Nicolas Teli, che lo salutiamo. Un commento sotto una foto di Emily, sempre lei ovviamente, la figa di turno, in costume, con le zinne di fuori. Un commento epico, forse uno dei più belli. Emily, please, stop posting minnes. Tomorrow I'll have diritto privato exam and I don't posso studiare if you met your tits online continuamente. Questo è il top, ragazzi. Questo commento ce lo invia sempre Nicolas Teli, che è veramente un maestro dei commenti ormai. Emily, from India, dicono that if you esci le tette, they give indietro due marò. Il quarto commento epico di oggi ce lo invia Amir Marci o Marci, adesso non lo so, e ci invia questo commento di Enrico. Hi Emily, in the dubbio I put the like tattico, if you lo vedi, contact me. Adesso cambiamo un po', passiamo al buon Gianni Morandi, che ormai è diventato un idolo del web. Il commento ce lo invia Gianluigi Di Bari, sotto un post di Gianni in cui appunto state vedendo sta scopando per terra, non nel senso scopando, sta pulendo. Ciao Gianni, non sembri molto bravo a scopare, scrive Lucia alla camera. Gianni Morandi commenta e risponde: ciao Lucia, magari tua madre potrebbe darmi ripetizioni. Ok, forse no. Un altro commento ce lo invia Adam Anwar Di Matteo, sotto un post ovviamente della tipica Emily, il quale scrive: Roses are red, violets are blue, Emily esci minne e non ti seguiamo più. Uno degli ultimi commenti ce lo invia Giulia Salvalaggio, un commento straepico di Alex Corbo, il quale scrive: Emily, sono le 6 del mattino, sto cagando e grazie a te il cazzo è fuori dalla tazza. Ecco perché ti amo, ma pensa che sia meglio la Nargi, eh? Il penultimo commento di oggi ce lo invia Lorenzo KK sotto un suo commento, sotto la foto di Emily, ovviamente, sempre lei. Una foto, diciamo, con un qualcosa di pregiato, si può vedere. Il suo commento è: Emily, you have causato the perdita of decim of hoc, so you have to give us the piccioli for fare the visit to the oculist. Grandissimo. L'ultimo commento di oggi ce lo invia Luca Sacca della Facebook star Riccardo Dose, il quale scrive sotto una foto di Emily: non faccio un commento metà inglese e metà italiano perché non vorrei essere commerciale, ma Gesù Dog, che tette have you got? Dopo questa, ragazzi, posso andare a sposarmi. Bella. Yeah.